Elisabetta Giuliano, la nostra stylist, fa gli straordinari, benché sia lunedì, è qui per sistemare i capelli alla povera, alla Cristina. Anzi. Benvenute. Che cosa vogliamo Buongiorno. Fare oggi? Che Mary mi ha chiesto, io non è che sono stato tanto lucido da dire. Che... Allora, oggi cercheremo di valorizzare quello che sono i suoi ricci. In realtà il riccio è sempre è un capriccio, perfetto, sì. Riccio, eh. E non potendo usufruire della piega per modificare quello di cui si ha bisogno, in realtà si va ad agire con il taglio, in modo che la cliente, o in questo caso la modella, possa avere delle soddisfazioni che di solito in natura non è possibile. Ma che le taglia i capelli? No, Cristina, non completamente. Cristina, si fa tagliare i capelli? No. In realtà la vorrei aiutare, quindi in questa zona, non so se si nota, abbiamo la zona della nuca, che Cristina non può vedere, la guardo io. Dall'occipitale ad un altro, noi abbiamo un effetto un po' più schiacciato, perché purtroppo ci sono dei vortici a volte che non ci aiutano. Che ci sono? Dei vortici. Certo. Che non ci aiutano, quindi io l'aiuterò. Ma dove sono? Nell'aria i vortici? No. Sono, in realtà sono nella parte più bassa della nascita del suo capello, quindi la radice. Cristina, lei era consapevole di avere dei vortici? No, quindi in questo momento scoperto. Io le bagno i capelli. Affinché io possa muovermi in qualche maniera, però tutte queste geometrie quasi scollegate non le vedrete più, vedrete un volume maggiore, naturale, perché stiamo sempre parlando dei capelli ricci, quindi questa zona avrà un volume naturale, queste sconnessioni non si vedranno più, saranno leggermente collegate. Quindi un po' gliele accorcio, ho capito bene? No, miglioro, quasi è una forma di scultura che si adatta a quelle che sono le sue esigenze di riccio. Capelli lisci e capelli ricci sono diversi, naturalmente, è ovvio. Ma sono diversi per natura. Anche per qualità, no? Sì, anche, perché in realtà il riccio viene da un bulbo molto stretto, quindi ha l'effetto nastro. Quindi quando spesso facciamo dei regali che prepariamo il nastro... È più delicato, anche se è più bello? Sì, è più delicato. Lo sapeva lei di avere dei nastri? Come... Dei nastri. Guardi, è contenta. E quindi è più difficile da gestire il capello riccio? Sì. È molto più difficile perché, essendo naturale, ha bisogno di avere diciamo degli aiuti esterni che siano quelli del parrucchiere, insomma, in questo caso. Pochi, nel suo caso, non è che ha bisogno di tanto aiuto. No, non tantissimo, ha bisogno di un piccolo aiuto, anche perché è molto bella, quindi. Sì, il taglio non è complicato, quindi, no? Sì, no, assolutamente. Primo passo, quindi, che stiamo facendo? Il primo passo che stiamo facendo è quello di modificare la parte scollegata del taglio, perché il riccio ha bisogno di essere collegato, e non con una logica di normalità che si applica nel taglio, ma con una logica di ricaduta. Quindi non ho capito niente, però se lei poi me lo spiego. Logicamente i tagli lisci si collegano naturalmente, io lo collego, mentre per il riccio io devo considerare la ricaduta. Devo considerare i vortici, perché viene lasciato naturale. E quindi vediamo, quasi ingegneristico. È ingegnerissimo, ci vuole proprio un tecnico. E come mai, posso chiedere come mai non ha deciso di eseguire una piega? Perché io qua, venendo qua tutti lunedì, martedì, vai tutorial, e non vede mai una ho imparato che ci vogliono le pieghe di solito. Sì. E qui no. E qui no, perché qui come buon pomeriggio, qui in questo caso, perché come buon pomeriggio fare rumore col phon e non è bellissimo. Nel suo caso, perché i capelli ricci vanno assecondati e lasciati naturali, solo aiutati. Ma solo i capelli ricci, e anche chi porta i capelli ricci deve essere assecondato. Anche chi li porta, assolutamente. Come la nostra Cristina, che però la vedo molto, diciamo così. La soggettività è fondamentale in questo caso. Vero, Io vado, la soggettività per i ricci è veramente fondamentale. Attenzione, perché guardi bene là, lo vede? Ecco, sta procedendo, Quindi la ricaduta, forbici in mano, io diciamo considero la ricaduta. Alcuni, Adesso sono aperti dal pettine, in realtà dopo vedrete l'effetto chiuso. Quindi in questo caso mi serve vederli nella loro parte peggiore. Quindi sta facendo quel lavoro di, diciamo così... Certosino. Certosino per ottenere
per ottenere un collegamento, il collegamento naturale fra, diciamo, tutte le zone, diciamo, superando i vortici, perché poi alla fine vede Cristina anche i vortici si possono aggirare, sì, tutto, è ottimista? Tutto, sì, sì. Sì. Bene, mi fa piacere. E non è microfonata, quindi no, non è solo... ci esprime, ma lei è un'ottima mima. Sì, un'ottima mima. Il fatto che siano più o meno lunghi avrà una sua importanza. Certo, perché in questo caso sono abbastanza lunghi. Sono molto lunghi, però sinceramente nel contesto morfologico va più che bene. Bene, io lo lascio continuare anche perché spero di, temo di avere confuso definitivamente le idee di chi ci segue a casa, però lei vedo che invece lavora assolutamente con grande professionalità. La recupero fra poco, va bene? Grazie. Non si preoccupi, non me ne vado, stia tranquilla, non la lascio sola. Ristabiliamo un po' di ordine, perché prima anche Michele aveva fatto un po' di confusione. Sì. Ma ci aveva provato con Cristina. Cristina, se non sbaglio. No, era solo l'impressione. Allora, piccolo riepilogo, siamo con Elisabetta Giuliano, la nostra hairstylist. Che cosa stiamo realizzando sulla nostra Cristina? Allora, in realtà abbiamo valorizzato, non so se vi ricordate prima, alcune zone erano schiacciate completamente dal peso dei capelli. In questo caso già si può, nell'asciugatura naturale, già si può vedere tutti i suoi volumi, che sono in questo caso naturali, quindi abbiamo combattuto dei vortici e abbiamo riportato il tutto a una continuità. È tutto uniforme. Sì. Tutto uniforme, non ci sono disconnessioni, non c'è null'altro. Poi in questo caso ci terrei a farvi vedere il collegamento che è avvenuto, quella disconnessione adesso non si legge più. Ma era una disconnessione data dal taglio? Sì, era il peso e il taglio con l'associazione dei vortici. Benissimo. Quindi in questo caso siamo rientrati nella sua forma. Tutto uniforme. Sì. Bene. Nella sua forma a V, perché l'angolo interno ci aveva un po' creato l'effetto quadrato. Allora, ora che il volume è abbastanza uniforme, come abbiamo detto, che cosa dobbiamo fare? Come adesso procediamo? Adesso sto andando di personalizzazione, quindi nell'espressione naturale di asciugatura che è avvenuta grazie al calore dell'ambiente, abbiamo il reale effetto, quindi in questo caso io lo giro di spalle per farlo vedere. Sì, sì, sì. Abbiamo il volume e l'assenza di massa sulla punta. Quindi questo io lo posso personalizzare, perché è fondamentale la personalizzazione del taglio riccio. Andiamo ad assecondare quello che viene fuori dal suo naturale. Quindi deve essere effetto un po' più sfilato sotto. Sì, perché si toglie l'effetto quadrato, quindi okay, e che oltretutto crea un peso. E il peso assolutamente nei ricci non ci deve essere. Non ci deve essere. Senti Anna, anzi Elisabetta, qual è la differenza tra per un riccio tra capello asciutto e un riccio tra capello bagnato? Il riccio a capello bagnato è quasi un liscio, quindi non ci darebbe mai l'impressione di quello che realmente poi viene fuori nelle asciugature naturali, quindi assolutamente il capello bagnato non è il massimo, quindi si toglie l'eccesso nel capello bagnato, si crea una lunghezza massima e poi da lì andiamo a sviluppare la personalizzazione, che è quello che abbiamo appena realizzato, sia di collegamento che di valorizzazione dei propri vortici. Quindi basterà un semplice volume con le mani e tutto si spettinare innalza con le mani e il gioco è fatto. Questo è un po' il vantaggio di tutte le donne che hanno i capelli ricci. A proposito di donne che hanno capelli ricci, bellissimi capelli ricci, perché io avendoli lisci li avrei voluti ricci, così come di solito accade nella vita. Vogliamo dare dei consigli a chi ha questi ricci? Che cosa devono tenere ben presente? Quindi innanzitutto, come ho ascoltato, la scalatura deve esserci affinché deve essere una degradazione, il volume sia sempre bello vivo. Assolutamente non eccessi di scalature, ma degradazioni, cioè motivi che passano dalla lunghezza di base fino a 3 cm sopra, che creano dell'assenza di massa. Poi un'altra cosa fondamentale è l'asciugatura rigorosamente diffusore.
Sì. Per di più ha bisogno di una pasta texture che ci permette di avere la valorizzazione del riccio, dell'elasticità e del che va messa crespo. Va messa dopo a capello asciutto oppure va messa prima? No, va messa sia prima che dopo, dipende poi dal prodotto, perché ci sono prodotti che hanno anche un effetto solo finish, quindi la fine della piega, oppure prodotti che servono a texturizzare il capello e quindi si mettono sia prima che dopo. Io approfitto della tua presenza, dei tuoi consigli. Ecco, visto che ci siamo, ci dici oppure puoi dire, perché è chiaro che i miei capelli ricci sono soltanto sotto effetto di piastra e di ferro. Sì. Puoi dire a tutte le signore con i capelli ricci che cosa devono mettere prima, quindi a capello bagnato e a capello asciutto? Cioè, tu che cosa consigli? Io sconsiglio le schiume, perché induriscono e creano gli effetti bagnati. Quindi assolutamente no le schiume. Esistono delle paste modellanti, esistono dei gel a tenuta morbida che ci permettono di avere l'effetto che desideriamo, cioè questo, e per di più pettinandolo. Quindi qualsiasi prodotto noi andiamo a mettere, che sia in crema o in gel morbido, deve essere pettinato e poi asciugato, a differenza della schiuma che in realtà crea questi effetti, queste separazioni con effetto bagnato. Benissimo, a me pare completo questo lavoro, manca qualcosa, c'è un tocco finale che dobbiamo applicare, Elisabetta? Sì, quello che sto facendo in questo momento è considerare i suoi capelli in esplosione, quindi in questo caso abbiamo praticamente finito, abbiamo tolto l'eccesso in esplosione e abbiamo visto che in questo zone di vortici regge il volume. Cristina, quindi è perfetta, è una vera e propria leonessa naturale. grazie Elisabetta, grazie Giuliano, grazie Cristina.